Ciao ragazzi, come state? Allora, è il giorno dopo Lipsia Juve. Nel senso, ieri non ho fatto il post partita perché non ero dell'umore, nel senso, ero ultra felice per quel risultato della partita, ma sapete come sono fatta quando si infortuna un giocatore e ho il sentore che possa essere grave. Non lo so, non riesco a godermi completamente il risultato. È successo alcuni anni fa con Roma-Juventus 3-4. Partita incredibile, però si era infortunato Chiesa e avevamo visto che era grave e quindi non mi ero goduta il risultato. Ecco, è successo perché ieri, dopo una partita veramente assurda, perché a parte gli errori arbitrali, che vabbè, non ne parliamo, però. Allora, va in vantaggio il Lipsia nel primo tempo. Nel secondo tempo noi recuperiamo con Vlahovic il primo gol, appunto con Cambiasso che mette dentro per Vlahovic. Poi ci viene espulso Di Gregorio. Espulsione giustissima quella lì. Però, sai, visto che prima l'arbitro non era andato al VAR, vabbè. Comunque, lì espulsione giustissima, rimaniamo in 10, poi a distanza di pochi minuti viene assegnato il rigore per il Lipsia e vanno 2-1. E poi non si sa come, in superiorità numerica, per fortuna Thiago Motta gli ha detto continuate a pressare, continuate a pressare, e alla fine Vlahovic e Consiensau si inventano due perle allucinanti. Vlahovic da praticamente fuori area fa un gol, un Eurogol, e con Consiensao anche perché comunque dribbla entrando in area e poi diciamo mette all'incrocio basso. E niente, quindi partita stupenda. Peccato che al quarto minuto era uscito Bremer. Si vedeva che era grave perché voglio dire, Bremer non è uno che piange per niente. Cioè, l'abbiamo visto molte volte lui e anche altri, diciamo, venire fasciati, eccetera, Quindi niente, frattura del. Si è rotto il crociato, mannaggia la miseria, si è rotto il crociato. Io cioè, mi verrebbe da ridere istericamente per non piangere. Ragazzi, come facciamo senza Bremer una stagione? Come facciamo? Cioè, quei zero gol che ci sono scritti nel campionato sono grazie a Bremer. Sono grazie a Bremer. Forse una partita è stato grazie a Gatti, tutte le altre partite è stato grazie a Bremer. Vabbè, non lo so come faremo. Sì, c'è Gatti, però. Sì, c'è Kalulu. Ragazzi, siamo senza, siamo senza un difensore chiave, secondo me. Perché sì, Gatti ha alcuni momenti in cui svalvola un attimo. Bremer era la nostra certezza difensiva e l'abbiamo perso tutta la stagione e speriamo rientri dall'altro perché sapete come sono i crociati, no? Ci vuole tempo poi per rientrare. Quindi niente, lo rivediamo l'anno prossimo, bene. In questi giorni si opererà. Nico Gonzalez non so neanche quanto sarà fuori, sinceramente, non è appunto non si è rotto. Certo, fortunatamente, però ha comunque subito un infortunio, non so quanto starà fuori. Però ragazzi, capite bene che l'assenza di Nico Gonzalez non ha lo stesso peso dell'assenza di Bremer. L'assenza di Bremer è molto più grave. Va bene, dai, niente. Staremo a vedere, speriamo siano finiti qua perché sinceramente sono appena iniziati e io sono già stufa degli infortuni. E niente, non so cos'altro dirvi, sempre fino a Forza Juve, ma sul serio, cioè dopo una partita del genere volevamo una bella notizia e invece no, almeno 6 mesi fuori che sarà tutta la stagione appunto. Ciao ragazzi.